Buongiorno a tutti, volevamo fare una serie di aggiornamenti dedicati alla nutrizione e ci sembrava doveroso come primo argomento parlare della dieta chetogenica, una dieta che è conosciuta fin dagli anni 60, ma anzi ancora prima degli anni 60, ma che ha avuto il suo fulcro col dottor Atkins, che l'ha codificata. Il dottor Atkins era un cardiologo con la necessità di far dimagrire i suoi pazienti e aveva individuato proprio in questa alimentazione basata su grassi, alti grassi e proteine, una alimentazione che permettesse di mangiare un discreto quantitativo di cibo, ma che contemporaneamente potesse indurre a un calo di peso e a una lipolisi. La chiave di volta è proprio questa, non è tanto l'altissimo contenuto di proteine, ma è l'altissimo contenuto di grassi. Infatti questa dieta vuole andare a stimolare la produzione di corpi chetonici che diventano il carburante al posto degli zuccheri. In pratica il nostro corpo è come se fosse un'auto a doppia alimentazione, può funzionare sia a zuccheri che a corpi chetonici. Chiaro che finché la disponibilità di zuccheri è alta, il nostro corpo utilizza gli zuccheri, nel momento in cui invece la presenza di zuccheri cala, a questo punto prevale l'utilizzo dei corpi chetonici a fine energetico. È quindi importante che ci sia un primo periodo dove la persona magari si sente anche più debole proprio perché deve fare il cambio di alimentazione e poi a un certo punto invece si sentirà comunque bene e contemporaneamente innesca quel meccanismo metabolico che lo porterà a perdere peso. È un'alimentazione che va fatta sotto controllo medico, ci vogliono degli specialisti che verificano anche le condizioni, però in una persona in buona salute sembra che il rischio di andare in una chetoacidosi metabolica che è pericolosa sia assolutamente scarso se le cose vengono fatte bene su una persona in salute. Quindi è una delle tante possibili scelte nutrizionali che vengono fatte per il calo di peso, non va affrontato a cuore leggero, va affrontato con un professionista, però ha una sua motivazione scientifica che giustifica questa scelta.